Benvenuti a Entwins Channel. Oggi un regalo ai nostri amici vegani e agli intolleranti al lattosio. Abbiamo preparato infatti il latte di riso fatto in casa. Per aromatizzare potete scegliere tutto ciò che più vi piace. Noi abbiamo scelto la scorza d'arancia e la cannella. E per dolcificare, al posto dello zucchero, il miele. Vediamo come realizzarlo. Per realizzare il latte di riso serviranno 1 litro di acqua naturale, miele, cannella, scorza d'arancia, un pizzico di sale, 50 g di riso. Portiamo ad ebollizione l'acqua con un pizzico di sale. Aggiungiamo il riso, gli aromi e il dolcificante e lasciamo cuocere 10 minuti in più rispetto al tempo indicato dalla confezione del riso. Gli aromi ed il dolcificante sono facoltativi o sostituibili con altri a vostra scelta. Frulliamo il composto ottenuto con un frullatore ad immersione. Filtriamo con un colino e trasferiamo in un contenitore. Se utilizzate dei piccoli barattoli monodose, saranno pronti per la colazione. Lasciar raffreddare il latte di riso e conservarlo in frigo per un massimo di 6 giorni. Un latte molto versatile, utilizzabile in sostituzione al latte vaccino in qualsiasi ricetta. Provate e fateci sapere. Ciao!